Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo capitolo 20, versetto 20, leggiamo: si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi discepoli, si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei figli siedono uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Gesù e i discepoli sono in cammino verso Gerusalemme. Già aveva annunciato quello che gli sarebbe accaduto. Aveva Gesù avvisato che il discepolo deve seguire il Maestro e portare la sua croce dietro di lui. Ma la sofferenza e la croce non era accettata dai discepoli, che avevano l'idea di un Messia forte, di potere, trionfante su tutti e su tutto. La madre dei figli di Zebedeo, portavoce dei suoi figli Giacomo e Giovanni, si avvicina a Gesù per chiedergli un favore: «Di che questi miei figli siedano, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». È una madre che, da un punto di vista umano, chiede il meglio per i figli. Loro non avevano capito la proposta di Gesù. Erano preoccupati solo dei loro interessi. Allora Gesù dice: «Il figlio dell'uomo non è venuto ad essere servito, ma a servire e a dare la sua vita in riscatto per molti». Fa capire loro qual è il senso della sua vita e della sua missione. La grandezza e il servizio di ogni apostolo sta nel condividere la volontà del Signore, di amare l'altro sempre e comunque, fino ad anteporlo alla propria vita. L'ultimo posto è quello di concepire ogni cosa nella nostra vita come servizio e non come potere, e pensare a cosa poter fare per l'altro e non come usare l'altro. Chi vuole essere il primo ceda il suo primo posto e sarà davvero primo. Ci ricorda Papa Francesco: la via del servizio è l'antidoto più efficace contro il morbo della ricerca dei primi posti e la medicina per gli arrampicatori. Questa ricerca dei primi posti, che contagia tanti contesti umani, e non risparmia neanche i cristiani. Come i discepoli di Cristo, accogliamo questo Vangelo con richiamo alla conversione per testimoniare con coraggio e generosità una Chiesa che si china ai piedi degli ultimi per servirli con amore e semplicità, senza cercare i primi posti. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.